I piccoli degenti dell'ospedale di Miccoli di Barletta hanno un motivo in più per sorridere e dimenticare la tristezza dei giorni trascorsi tra terapie e medicazioni. La stanza dei giochi, situata nel reparto di pediatria, si è arricchita infatti di uno spazio riservato alla visione di film per bambini e cartoni animati. La donazione di questo maxischermo arriva dagli 8 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che hanno scelto di destinare ai reparti pediatrici degli ospedali pugliesi il maxi assegno da oltre 217.000 euro ricavato dal taglio dei loro stipendi da consiglieri. Il Restitution Day, sottolineano i pentastellati, è un'altra dimostrazione di come la politica possa agire nell'interesse delle comunità in cui opera, semplicemente rinunciando ai suoi privilegi. Con questo nostro progetto abbiamo dato appunto evidenza al fatto che non è necessario avere una legge ad hoc per tagliarsi gli stipendi, basta la volontà politica. Noi in otto l'abbiamo fatto, abbiamo restituito 217.000 euro ai cittadini e i cittadini hanno deciso di destinarli in questo modo, facendo delle sale cinema e al contempo per i reparti pediatrici che avevano già, comunque erano già dotati di sale cinema, abbiamo dato altre attrezzature mediche che non avevano, insomma, purtroppo non avevano all'interno degli ospedali. È obiettivo di tutti i reparti di pediatria rendere più confortevole possibile la degenza dei loro piccoli ospiti. Anche per questo motivo la donazione di oggi è risultata particolarmente gradita. È particolarmente gradito perché fa parte di quel processo di umanizzazione che stiamo attuando con grossi sacrifici e con donazioni per umanizzare gli ospedali, soprattutto i reparti di pediatria. Quello di oggi, dicono dalla ASL BAT, è un ottimo esempio di collaborazione tra istituzioni nell'interesse del cittadino. E questo obiettivo è tanto più nobile perché viene perseguito a proposito di bambini che sono tra le fasce più fragili e più bisognose di quelli che hanno bisogno appunto della struttura ospedaliera. E questo quindi credo che riconcili un po' tutti con il senso più alto del servizio che è appunto la politica.